Ci sono ben 16 ex commissari europei della Commissione Barroso, quindi scaduti a novembre del 2014, che ancora ricevono l'indennità di reinserimento nella vita lavorativa da parte della Commissione Europea. Si tratta di una norma prevista sin dal 1967 per aiutare i commissari che per alcuni anni sono stati fuori dalla vita professionale, a reinserirsi in un ambito lavorativo, considerando il fatto che per un certo periodo di tempo, per almeno un anno e mezzo, hanno anche molti vincoli, cioè non possono lavorare per società che hanno avuto o che hanno a che fare con la Commissione Europea. Al di là della correttezza o meno di questa norma, c'è da notare che attualmente questa norma ha molte falle, perché ci sono ex commissari che adesso sono deputati europei che percepiscono ancora l'indennità. Un'indennità notevole perché varia da un minimo di 100.000 euro l'anno a un massimo che può arrivare sui 150.000 euro l'anno a seconda dell'anzianità e del ruolo svolto in commissione. E quindi sono dei deputati europei che la ricevono, ci sono ex commissari che sono diventati manager di grandi aziende, quindi guadagnano cifre significative che ancora la ricevono, e su questo la stampa in questi giorni sta alzando un po' di polverone, vista anche la situazione europea di crisi, di disoccupazione, dove molti ragazzi faticano ad arrivare a guadagnare 1.000 euro al mese, persone che già hanno uno stipendio come deputato europeo che sfiora 10.000 euro al mese, che poi ne ricevono altri 8.000 come indennità, che a questo punto non si capisce perché cosa, è un fatto molto singolare. Va notato che questa indennità spetta anche a chi è stato commissario anche per solo poche settimane, e va notato anche che c'è quasi nessuno che abbia rinunciato. Uno di questi però è l'eurodeputato italiano del PPE Antonio Tajani, che adesso è vicepresidente del Parlamento europeo, che sin dall'inizio rinunciò alla sua indennità e a onor del vero ha fatto un bello sforzo, perché nel suo caso, essendo stato lui 7 anni e passa in commissione, avendo avuto l'incarico anche di vicepresidente, avrebbe percepito oltre 460.000 euro.